Giuseppe Pellizza da Volpedo nacque nel 1868 a Volpedo, in provincia di Alessandria. La sua formazione avverrà però tra Milano, Bergamo e infine Firenze con Giovanni Fattori. A partire dalla fine degli anni 80 dell'Ottocento, le sue sperimentazioni pittoriche cominciarono a virare verso un tipo di pittura che possiamo definire divisionista. Tecnica che gli consentirà di affrontare, secondo nuove possibilità espressive, le sue aspirazioni luministiche e anche, d'altro canto, di rendere più efficace il messaggio del dipinto. Sempre in questi anni, dal punto di vista contenutistico, gli interessi di Pellizza si orienteranno verso tematiche di indagine sociale, a testimonianza anche dell'attaccamento alla sua nativa terra contadina. La vita di Giuseppe Pellizza da Volpedo, successivamente sarà segnata da due dolorosissimi lutti: la morte del terzogenito Pietro, poco dopo la nascita, subito seguito da quello dell'amatissima moglie Teresa. L'artista, probabilmente incapace di sopportare tanto dolore e in crisi per il suo mancato riconoscimento, decise infine di togliersi la vita il 14 giugno 1907. Il quarto stato è un olio su tela di grandi dimensioni, datato 1898-1901, oggi conservato a Milano presso il Museo del Novecento. La lunga gestazione del dipinto fu preceduta da varie anticipazioni grafiche, da vari studi, tra cui il bozzetto del 1881 intitolato Ambasciatori della fame, che rappresenta in qualche modo la fase embrionale dell'opera, e il successivo Fiumana del 1900, 1000, scusate, 895, rimasta incompiuta, che ne anticipava in qualche modo con decisione temi e struttura. Il soggetto, è ambientato probabilmente in piazza Malaspina a Volpedo e vede rappresentato un gruppo di manifestanti di bassa estrazione sociale, probabilmente operai e contadini, che incede pacificamente e inesorabilmente verso lo spettatore. Il titolo dell'opera, modificato all'ultimo momento prima della sua esposizione inaugurale del 1902, fa riferimento a Jean Jaurès, che in Storia della Rivoluzione francese aveva indicato come quarto stato quella classe popolare forte e vigorosa, che poteva trovare nell'istruzione, la possibilità del riscatto. La classe lavoratrice, consapevole della propria dignità e forza, marcia compatta e solidale con la testa alta e lo sguardo fiero alla conquista dei propri diritti. Le figure sono studiate con piglio realista e trasmettono solennità e decisione nella loro semplice spontaneità. La folla è disposta simmetricamente e uniformemente, occupando, guardate, la parte mediana del dipinto. Solo tre figure, disposte a cuneo, si staccano dalla manifestazione, anticipandole in qualche modo di alcuni passi. Possiamo riconoscere in esse, nelle varie figure in primo piano, varie persone vicine in qualche modo a Pellizza, come ad esempio vi cito Giovanni Zarri e Giacomo Bidone, che erano due falegnami di Volpedo, e soprattutto la moglie del pittore, Teresa, con un figlioletto in braccio. I due uomini portano una folta barba e un cappello, sulla testa e avanzano guardando dritti davanti a sé, mentre toltisi le giacche per il caldo, le reggono, quello centrale con una mano e l'altro sulla spalla. La donna è scalza e sembra con questo gesto incitare in qualche modo la folla a seguirla. Lo sfondo, di cui riconosciamo a stento, possiamo dire, un paesaggio rurale in ombra, viene racchiuso verso la cornice alta dalla campata di quello che sembra essere un ponte ad arco ribassato, che crea un'ideale composizione in qualche modo centinata, che effettivamente era già presente nella versione fiumana. La tecnica divisionista di Pellizza contempla in realtà per sua stessa ammissione una commistione di pennellate di natura differente. Si tratta di puntini, di lineette e di impasto omogeneo, calibrate in qualche modo e fuse armonicamente tra loro.
La terrosa gamma cromatica è però calda e rosata, in qualche modo composta di bruni, di marroni e di beige che si vanno a fondere in tocchi pulviscolari di colori giustapposti. La luce zenitale sembra indicare in qualche modo un'ora tipo mezzogiorno, intuibile mediante le ombre ridotte e poco allungate. Affermazione anche che potrebbe essere confermata, guardate qua in fondo, dalla presenza di alcuni manifestanti che si riparano gli occhi dal sole con il dorso, della mano. La luce, come spesso avviene quando la tecnica è divisionista, appare come endogena. Cosa significa? Significa che sembra quasi evaporare dai corpi, uscire dagli oggetti stessi che la vanno in qualche modo ad emanare. Tecnicamente, come viene rappresentata questa luce? Viene restituita mediante piccoli tocchi di colore puri intessuti in questa regolare trama pittorica. I marroni, ad esempio, per restituire la massima lucentezza, sembrano essere resi mediante la giusta posizione di colori complementari. Qua si vedono abbastanza, di verde e rosso messi uno accanto all'altro. L'impasto pittorico, quindi in tessuto, in tocchi uniformi e regolarissimi di colore, che vengono poi chiaramente sintetizzati sulla retina al punto da non essere distinguibili da lontano. L'effetto è quello di aumentare paradossalmente, il senso statuario delle figure che vengono come eternizzate in dei gesti sospesi e solenni, che ricordano tanto da una parte i modelli rinascimentali, penso a Michelangelo e Raffaello, quanto alcune figure monumentali di Georges Seurat. Quest'opera fu esposta per la prima volta, l'avevo anticipato, alla Quadriennale di Torino del 1902, ma fu accolta solo tiepidamente, per pu poi essere censurata durante il fascismo. Pare che finì addirittura nello scantinato del Castello Sforzesco per vari anni. Il quadro poi nel dopoguerra venne dapprima portato nella sala della giunta del municipio di Milano, entrerà poi nella collezione della GAM e infine nel 2010 troverà finalmente un posto dignitoso in qualche modo al Museo del Novecento, come dipinto in qualche modo simbolo che va ad aprire il nuovo secolo. La forza di questo dipinto, che diverrà presto emblema del movimento operaio e del progresso sociale, risiede nella capacità di comunicare un'idea universale a partire da episodi di vita quotidiana, tanto da essere definito come il più grande manifesto che il proletariato italiano possa vantare tra 8 e 900. L'opera è divenuta iconica, chiaramente a partire dal secondo dopoguerra, ed è entrata nella cultura di massa, grazie alla sua diffusione anche mediante altri media, ma non solo. Già prima degli anni 20, in effetti, i socialisti ne fecero una sorta di bandiera del proprio partito, riproducendola in varie versioni, rivisitate, diciamo così, in varie, riviste, manifesti, volantini, eccetera. Nel 1976 il film Novecento di Bernardo Bertolucci cita il dipinto, oltre che nella locandina, anche nei titoli di testa dello stesso film. E poi facciamo un po' una carrellata, mi è venuto in mente l'artista concettuale Joseph Beuys, che nel 1971 si farà ritrarre in quest'opera che è intitolata La rivoluzione siamo noi, come proprio il personaggio centrale del dipinto, invitando in qualche modo lo spettatore a seguirlo, a cominciare quindi assieme una sorta di rivoluzione. Poi, andando avanti, frontespizio di uno dei fumetti più famosi della cultura di massa, vediamo Dylan Dog che va a guidare una marcia di mostre e creature soprannaturali che è chiaramente ispirata all'opera di Pellizza. E infine, nel 2017, l'artista cinese Liu Xiaodong realizza un olio su tela in cui va a riproporre una versione contemporanea del Quarto Stato, in cui vediamo alcuni migranti che prendono il posto dei manifestanti, e l'opera è intitolata Le cose non sono così male come potrebbero essere. E vediamo sullo sfondo chiaramente una sorta di periferia urbana.
Io ve ne ho chiaramente segnalate alcune sul sito www.pellizza.it, curato dall'associazione Onlus dedicata al pittore. Ne potrete trovare moltissime altre, se avrete voglia di approfondire.